quando siamo arrivati è stato emozionante, ma veramente emozionante, perché siamo tornati indietro con i ricordi, insomma erano tutti momenti però nello stesso tempo anche belli, perché abbiamo vissuto comunque tutti assieme in comunità, ci siamo aiutati, ci siamo stretti, non ci ha appoggiato, non siamo arrivati lì, è stato veramente emozionante. Quindi adesso siamo tornati. Adesso la ripartenza, sabato 23 si apre ufficialmente, abbiamo già aperto la scorsa settimana con un po' del 50%, perché c'erano due fiere molto importanti, a Beategrasso e Lissone, che aspettavano alcune attrazioni, poi se arriviamo, diciamo tutti nello stesso momento a livello logistico, non riusciamo a supportare il montaggio, perché ci sono talmente tanti mezzi pesanti che non avrebbero modo di entrare e uscire. Il 23 partiamo, e grandi attrazioni, quest'anno addirittura abbiamo tre novità. E una si chiama TNT Train, che è una montagna russa, un otto volante particolare, importantissimo, con tutto il percorso parabolico, molto adrenalinico. Poi abbiamo una torre a caduta libera da 40 metri, un'attrazione veramente importante, degna dei grandi parchi europei. Poi abbiamo portato un'attrazione particolare che ritorna un po' a quello che era lo spettacolo viaggiante, le giostre, lo spettacolo viaggiante prima di portare queste grandi macchine da divertimento era fatto di spettacolo, fatto di persone. Perciò avremo un castello incantato, come si suol dire, la casa degli orrori, dove ormai siamo abituati noi a vedere la casa degli orrori con dei manichini o questi mostri in resina, fantasmi in vetro resina o dei lenzuoli. Lì invece non sarà così, all'interno di questa casa degli orrori che si chiama Suspiria troverete degli attori. Praticamente i mostri saranno degli attori viventi. A noi questa cosa ci piace molto proprio perché ci riporta un po' alle origini, a quello che era lo spettacolo di piazza, perché poi sostanzialmente queste grandi macchine da divertimento che vediamo adesso sono le stesse famiglie che portavano lo spettacolo in piazza. Queste sono le nostre vere radici. Parlate della vostra vita. È la nostra vita, sì. Prima di essere il nostro lavoro, la nostra vita. Non conosciamo un'altra vita, non conosciamo un altro lavoro. Perché quel fermo e lì è stato drammatico, proprio per questo, per la particolarità di questo tipo di vita e lavoro. E noi vi auguriamo un bocca al lupo. Grazie a voi, grazie davvero, grazie ancora, non finirò mai di dirlo alla città di Legnano, a tutti i cittadini, l'amministrazione comunale.